Grazie, grazie per la linea, Carmine. Dici bene, sono vicino al presidente dell'Europa Vini Teate, che ha chiuso al secondo posto il girone C del campionato di Serie B, Gabriele Marchesani, che ringraziamo. La serie partirà dunque quarti di finale playoff domenica prossima. Voi affronterete la Luis Roma con il fattore campo a vostro favore, nel senso che ci saranno tre scontri, sono previsti, però chiaramente l'eventuale bella la giochereste al Pala Tricalle. Ore 21, diciamo subito questo l'orario di domenica prossima. Però prima di parlare della serie playoff, presidente, aver chiuso il campionato, il girone al secondo posto, sicuramente è motivo di grande orgoglio. Hai detto bene, Paolo, perché voglio ricordare a tutti che nel momento in cui è arrivato Piero Cohen, il nuovo coach, eravamo posizionati nel 12° posto, dopodiché la squadra ha reagito bene, ha assimilato i suoi schemi e siamo arrivati a prendere, ecco, il secondo posto, che per noi è stato veramente un fattore determinante, sia per quanto riguarda, ecco, l'orgoglio che poi è venuto fuori in tutti i ragazzi, in tutti noi dirigenti, sia per la squadra che per il pubblico teatino. Quindi, ecco, aver centrato il secondo posto è stato l'obiettivo più importante di tutta la stagione. Dopo chiaramente inizieranno i playoff, ce la giocheremo con la Luis Roma, e noi fino a sabato sera eravamo lì, stavamo aspettando i risultati finali il giovedì, perché eravamo traballava tra Napoli e la Luis Roma, e poi alla fine, ecco, ci capiterà la Luis Roma che si è posizionata al 7° posto il giovedì. Playoff, sicuramente si azzera tutto, no? Un altro campionato, presidente. Che notizie avete di questa formazione che milita in un altro girone? Sapete magari che sono tutti ragazzi, tutti giovani, quindi magari una pallacanestro molto dinamica. È una squadra molto giovane, abituata a far bene. Chiaramente Piero Cohen ha avuto a che fare con loro l'anno scorso, perché con Recanati ha incontrato proprio la Luis Roma, e purtroppo per loro, per la squadra di Recanati, c'è stata la sconfitta e quindi l'uscita dai playoff. Speriamo e credo, aria di rivincita, questo, insomma. Speriamo e credo che questo non accada a noi, e quindi, ecco, però bisogna andarci sempre con le pinze, perché comunque, essendo una squadra molto giovane, una squadra molto veloce, però poi gli addetti ai lavori, a partire da Cohen, sapranno come, ecco, gestirli. Settimana dunque di allenamenti intensi, i ragazzi sono tutti al 100%. Sì, i ragazzi sono tutti al 100%, stanno tutti bene. È rientrato dopo un riposo, diciamo, già pianificato, Franco Migliori sabato scorso con Porto Sant'Elpidio, e chiaramente la squadra è al gran completo per affrontare questa partita che per noi è determinante. Ripetiamo, domenica Pala Tricalle, ore 21, gara 1 di questi quarti di finale. Chi va avanti affronterà la vincente tra Salerno e Bisceglie. Eh sì, chi va avanti affronterà una delle due squadre. Comunque parliamo di squadre che sono tecnicamente molto, molto forti, però adesso pensiamo alla Luis Roma e pensiamo a domenica prossima alle ore 21, perché bisogna andare avanti passo dopo passo e affrontare una partita alla volta. Non ce n'è bisogno, perché siete stati sempre seguiti da un pubblico caldo e numeroso, però un appello, presidente, lo vogliamo fare? Ma sì, hai detto benissimo, il nostro pubblico è stato sin dalla prima partita in casa a sabato scorso, è stato veramente molto presente e molto vicino alla squadra, devo dire anche in trasferta, e sono molto soddisfatto di questo, perché devo riconoscere in loro veramente un attaccamento importante ai colori biancorossi della Teate Chieti. Quindi sicuramente farò un appello a loro, e ci stiamo lavorando anche tantissimo con la nostra comunicazione sui social, però il nostro pubblico non ha bisogno, perché lo sa che abbiamo bisogno di loro, e sanno bene, insomma, che senza di loro non possiamo fare granché, invece con loro potremmo veramente centrare l'obiettivo di Montecatini. Grazie, grazie a Gabriele Marchesani, presidente dell'Europa Vini Teate, che, lo ripetiamo ancora, domenica 28 aprile aprirà la serie dei quarti di finale playoff alla Pala Tricalle con inizio alle ore 21. Da parte mia e da parte del tecnico Diego Martelli è davvero tutto, la linea può tornare allo studio. E siamo, grazie Paolo, grazie al presidente Marchesani.